circondato da troppi idioti inutili. L'insulto è pesante, anche se non colpisce direttamente il leader di Forza Italia, ma rimbalza su Brunetta, Verdini, Daniela Santanchè e sulle truppe dei fedeli di Forza Italia. Per quale motivo il vice premier uscente ieri si è scagliato contro gli ex compagni di partito? È una risposta a un altro insulto, questo però rivolto direttamente a lui. Alfano è un utile idiota della sinistra, aveva detto Berlusconi pochi giorni prima dal palco di un comizio a Cagliari. Si capisce che Alfano non l'abbia presa bene, perché nel codice di Forza Italia e nell'immaginario personale di Berlusconi quello non è un insulto qualsiasi. Lo ha spiegato lui stesso fra le ultime battute della campagna elettorale del 2006 durante un confronto televisivo con Romano Prodi. Il ruolo che fu definito storicamente dell'utile idiota, cioè di colui che i partiti comunisti nelle democrazie proletarie e popolari mettevano lì a capo del partito dei contadini per far finta che il governo non fosse del Partito Comunista. L'utile idiota quindi è uno strumento di conquista dei comunisti che Berlusconi da sempre, nonostante tutto, considera una minaccia incrollabile. E il destinatario privilegiato dell'insulto nel giro di 20 anni è stato sempre lui, Romano Prodi. È un utile idiota nel 1995, quando lancia l'Ulivo. Il giorno dopo Berlusconi precisa, nessun insulto, facevo solo un'osservazione storica sulle tecniche di persuasione del Comintern. Nel 1998, quando D'Alema strappa al professore la presidenza del Consiglio, il Cavaliere non si trattiene. Prodi ha fatto lo specchietto per le allodole, è stato un utile idiota. E un anno dopo, per celebrare la nascita dei Democratici, meglio noto come partito dell'asinello, ecco puntuale il bis. Prodi fa per la seconda volta l'utile idiota. Berlusconi ama le citazioni, anche se in mezzo ci scappa un insulto, e questa sarebbe da attribuire niente meno che all'utilitarismo di Lenin, il padre dell'Unione Sovietica. La faccenda dell'utile idiota tecnicamente non compare in nessuno dei suoi scritti, ma si troverebbe, secondo la leggenda, in un documento segreto e andato perduto sulle strategie di infiltrazione del comunismo in Occidente attraverso il Comintern. Il più affezionato all'espressione, dopo Lenin, è sicuramente Berlusconi, che solo una volta ha dovuto subirla, nel 1994, dall'impertinente Umberto Bossi. Il Cavaliere tenta di scaricare sugli altri, con tortuosi e obliqui espedienti, le proprie colpe personali e quelle dei suoi utili idioti, aveva detto il senatore. Oggi l'utile idiota segna una frattura, almeno apparente, all'interno del centrodestra e il destinatario è Alfano, che però ci tiene a distinguere. Esistono idioti utili e idioti inutili.